un piazza importante a livello di Lega Pro. Sicuramente nella parte nord dell'Italia non dimentichiamo Parma, non dimentichiamo Bassano, Alessandria, cioè. Bassano, Alessandra sono un paio d'anni che fa delle ottime squadre. Che senso avrebbe Prof presentarle tutte insieme? Cioè sarebbe una follia. Luca, se il criterio è quello geografico, è chiaro che. Ma cambia criterio, perché devi fare il criterio, cosa metti insieme? E Venezia, la metà Luca, tranne 3 anni, la storia della Serie C della Lega Pro è stata fatta sempre su base geografica. Allora, Quindi io non sto dicendo che non verrà fatto i così. peggiori campionati, quelli con meno pubblico, sono stati quelli con i gironi. Ma a me non me ne frega niente di campionato vabbè. pubblico, a me ne frega il fatto che il Parma abbia, lo dico Eh beh, senza mezzi termini. Luca, ma non potranno fare il girone su misura del Parma. Ma non è solo su misura del Parma, ma anche per lo spettacolo della Lega Pro, non credo sia corretto mettere. Allora, io credo poi che lo facciano, però non credo che sia oggettivamente un obiettivo logico e razionale mettere nello stesso girone Alessandria, Parma, Reggiana, Venezia, tutte queste squadre, Cremonese, Padova. Allora chiamiamo la C1 e gli altri chiamiamo le C2 e C3, perché non credo che sia corretto. Poi che lo Luca, facciano. non puoi neanche pretendere che dicano: aspetta un attimo che facciamo i gironi in base, in modo tale da favorire il Venezia e il Parma perché devono vincere il loro Con tutto girone. rispetto, Ma non è adesso così. la dico un po'.